ci attende un match tutto da vivere, due squadre pronte a darci battaglia, a regalare spettacolo. Non cambiate canale. Un saluto a tutti e benvenuti a questo match. Il commento tecnico, come sempre, affidato a Stefano Nava, già bello, pronto, carico, qui al mio fianco. Ciao Pier, come stai? Tutto a posto? Ancora pochi istanti e si parte, pronti? Sono davvero curioso di vedere quale spettacolo sapranno regalarci queste due squadre. Ecco gli 11 di partenza del Sassuolo. Scendono in campo col 4-3-3 con due attaccanti schierati in posizione più defilata rispetto al centravanti. Un tridente importante, pesante questo. Potrebbe risultare decisivo alla fine nell'economia del match. Vediamo la formazione. Pallone interessante. Occhio al cross verso il primo palo. Deve liberarsi subito del pallone. Palla in out, ci sarà corner per il Sassuolo. Johnson! Difesa un po' in difficoltà qui, non riesce a spazzare. Da rivedere, tentativo dell'attaccante su questo colpo di testa. Beh, ha impattato male il pallone, non c'è che dire. Non l'ha colpita con la fronte, spedendola ben lontano dallo specchio della porta. Guadagna metri verso l'area. Il tocco dentro, buono l'intervento del difensore che spazza via. Occhio a Pjanic, Emre Can. Occhio a Piazza, la respinta di pugno. Ha spazio per il cross. Si ripartirà dal rinvio del portiere dal fondo. Berardi punta l'area. Babacar, occhio al traversone, recupera palla intercettando bene il pallone. Pjanic. Continua la favola del Sassuolo, la squadra emiliana anche quest'anno è una delle realtà più belle del campionato e ormai non si può più parlare di sorpresa. Stanno andando oltre ogni più rosea aspettativa e a quanto pare non hanno... A spazio, prova! Cambia dunque il risultato, col gol del vantaggio adesso ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiede, Stefano. E questa, Pier, è un'analisi tattica perfetta, condivido tutto quello che hai detto. Un gol fenomenale! È vero! La parabola del pallone ha nettamente sorpreso il portiere. Si ricomincia con i bianconeri che sono avanti adesso nel punteggio. Buono l'1-2. Sensi. Babacar. Difende bene il pallone e possono ripartire. Ramsey. Fermano la manovra avversaria. Johnson. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Occhio, cerca l'area di rigore. Avanza, palla al piede. Palla interessante per Dybala. Male qui la difesa, attenzione alla palla gol. Dybala! Interrompono bene l'azione. Sensi. Ramsey. C'è spazio per andare. Piazza! Coraggioso il tentativo dell'attaccante, pallone che termina largamente sul fondo. Beh, ci ha provato, non era facile colpire al volo e indirizzarla verso la porta. Da apprezzare comunque il coraggio e il gesto tecnico. Piove e diventa cruciale la scelta dei tacchetti giusti per i giocatori. In queste condizioni è fondamentale, Pier. Ci vuole poco a scivolare sul terreno viscido.
C'è tanto spazio qui per l'attaccante. Emre Can. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. L'ha messa nell'angolino dove il portiere non poteva certamente arrivare. Un tocco di giustezza preciso, chirurgico. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Maurizio Lemos. Sarà calcio di punizione contro la Juve, nessun dubbio per l'arbitro. Il rinvio di Bonucci. Contrasto pulito, pallone in out. Jordi Alba. Emre Can. Jordi Alba. Dybala! Pallone che si impenna e che termina sul fondo. La colpita con la parte alta della testa, difficile indirizzarla così. Occhio al suo movimento. Jordi Alba. Si libera della marcatura. Dybala! Portiere che sventa la conclusione senza particolari problemi. Pjanic guadagna metri verso l'area. Palla interessante per Dybala. Emre Can. Jordi Alba. Ha spazio per andare. Palla interessante per Dybala. Cross calibrato male, palla che attraversa tutta l'area. E dopo la fine della prima... Si riparte con la Juve avanti nel punteggio. Premia la corsa sulla fascia. Cerca il traversone. Ha calciato in porta la posizione defilata. A giudicare dal risultato forse era meglio un assist. Gli attaccanti sono così, quando vedono la porta perdono di vista tutto il resto e pensano solo a segnare. L'allenatore non sarà contento di questa scelta. João Cancelo. Tanti giocatori dietro la linea del pallone. Chiara l'intenzione di difendersi e semmai di ripartire. La Juve a caccia del gol. Occhio a... Arbitro che ferma il gioco. Non ci sono dubbi qui, ammonizione. Ci sta tutta, ci sta tutta. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso. Troppo irruente, ha sbagliato il tempo della scivolata, finendo per falciare il proprio avversario. Squadra ospite sta... Una soluzione interessante, ma grande sicurezza da parte del portiere. Apre di testa. Guadagna metri. Centra in pieno il difensore. C'è stata la deviazione del difensore. Sarà dunque calcio d'angolo. La mette in mezzo Dybala. Difesa in difficoltà su questo cross. Palla ancora viva. Pjanic. Prova la conclusione. Ha provato con potenza dalla distanza. L'idea non era neanche male. L'esecuzione molto meno. E il portiere accompagna la palla fuori con lo sguardo, senza giustamente intervenire. Gara in casa per loro, come sempre su EA Sports, come tutti gli incontri del resto del campionato italiano. Occhio al pressing. Ramsey. Pjanic. Apre sulla fascia. Sensi. C'è spazio per andare. Opportunità. Grande intervento del portiere. Pericolo scampato. Decisivo l'intervento. Sarà corner. Juve con la sostituzione.
occhio al corner. Attenzione, potrebbe anche arrivare un cartellino. João Cancelo. Si avvicina all'area. Potrebbe crossare. Palla interessante per Dybala. Grande chiusura difensiva. Duncan. Va indietro al compagno. E l'arbitro lascia giocare. Sì, ha concesso il vantaggio. Occhio, cerca l'area di rigore. Jorginho. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti della gara. Berardi. C'è un buon anticipo. Un altro ottimo tocco. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Locatelli sbaglia completamente il tiro. E c'è da dire che è difficile tirare quando piove così tanto. Allenatore che toglie uno dei protagonisti della sfida di oggi e ci sono gli applausi, una vera e propria standing ovation per lui. Ha giocato una buona partita Pierluigi, attento, concentrato. Jorginho. Jordi Alba. La Juve a caccia del gol. C'è il movimento senza palla. Pjanic. Portiere senza problemi che sventa la minaccia. 600 secondi da giocare ancora. Arbitro che concede il vantaggio. Sì, scelta giusta. Korb. Spazio per il cross. Babacar. Ma non granché il cross, la difesa a vita facile. Guadagna metri verso l'area. Juricic. Tiro e respinto. Ci mette il corpo. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Pjanic. Emre Can. Cristiano Ronaldo. Prova da casa sua. C'è stata la deviazione del difensore. Sarà dunque calcio d'angolo. Sostituzione in arrivo. Occhio al cross di Dybala. Koulibaly! Pallone che si impenna e che termina sul fondo. La colpita con la parte alta della testa, difficile indirizzarla così. Babacar. C'è spazio per andare. Di Francesco! Tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. E anch'io sarei molto arrabbiato, abbastanza comprensibile. Paolo Dybala. Occhio al suo movimento. Jorginho. Occhio alla deviazione, c'è il palo. Juricic. Triplice fischio e tutti...